Trasferta a Lucca per il Teramo di Guidi dopo due cadute rovinose al Bonolis, biancorossi che non riescono a recuperare Mungo, Trasciani e Cappa, oltre ovviamente allo squalificato Fiorani. Solito 4-3-3 con Rosso, Bernardotto e Malotti. Dall'inizio Buà, basso a destra, e Arrigoni, classico fulcro della mediana. Lucchese vogliosa di dimenticare la sconfitta di Ancona, 3-1 il passivo, ma non tutta da buttare la gara dei toscani contro i marchigiani, fischia Tancone di Perugia. Alla prima occasione il diavolo la sblocca, Malotti si guadagna un calcio piazzato dal limite, il destro di Arrigoni trova la parte bassa della traversa, poi la sfera supera definitivamente la linea di porta, è il sesto. Toscani che provano a riportare il match in equilibrio. Dopo 5 minuti Semprini ci prova dai 25 metri, ma Tozzo è attento e blocca. Duello tra i due che continua e ancora una volta ha ragione il numero 1 biancorossa sulla testata del giocatore toscano. 17esimo, la Lucchese insiste e trova l'occasione per pareggiare. Arbitro e assistente vedono il tocco di mano di Arrigoni e concedono il penalty ai padroni di casa. Fedato dal dischetto non si lascia sfuggire il pari. Tozzo spiazzato e match che va sull'1-1. 4 minuti prima del riposo, Fedato può scagliare il destro dal secondo palo. La sfera, colpita con l'interno del piede, si spegne sul fondo. La prima emozione della ripresa arriva al 52esimo, Piacentini anticipa Tozzo su pressione avversaria, la sfera supera l'estremo difensore, il palo salva il Teramo. 4 minuti più tardi la Lucchese completa la rimonta, su un pallone vagante la difesa biancorossa non riesce a spazzare il pericolo, il più lesto è Clou che col destro trova l'angolino alla destra di Tozzo, quest'ultimo forse leggermente in ritardo. Teramo che tenta di dare la sterzata giusta, fuori Rosso e Viero, dentro Birligea e Cucurullo. Lo scossone tarda ad arrivare, anzi è la Lucchese a sfiorare il tris. Scappa Semprini a destra, tiro potente, Tozzo ci mette le mani e respinge sul primo palo. Altri cambi Teramo e subito dopo out Malotti e Buà, dentro Chieremateng e Rillo. Al 73esimo Teramo pericoloso, Cucurullo cerca di imitare Clou, l'esito finale non è lo stesso, col destro che si spegne al lato. All'improvviso il lampo biancorosso, Rillo dalla sinistra mette un cioccolatino nel cuore dell'area, Cucurullo in spaccata scarta il dolcetto e mette in rete la palla del pari. 2-2 al minuto 83 e primo gol tra i professionisti. Il Teramo ci crede, la Lucchese a testa bassa, Belloni al minuto 86 perde l'attimo e fa imbufalire i suoi supporters. Fino al 95esimo non succede più nulla, boccata d'ossigeno per il Teramo che evita la terza sconfitta consecutiva. La classifica si muove di poco, ma sotto l'aspetto mentale Arrigoni e compagni mettono tanta benzina nel serbatoio. Ora però bisogna iniziare a vincere e sabato al Bonolis c'è la Viterbese.